Ciao a tutti ragazzi e bentornati qui sul canale di Nireggio. Sì, e parto così, sparato così al 100%, perché c'è di nuovo un video su FIFA 18 per PlayStation 3. Si è conclusa oggi la partita Juventus Sassuolo. Io veramente ancora stanno giocando, li ho lasciati 5-0. Mamma mia, pazzesco. Sono scasso in porta. E comunque, sì, l'ho lasciato 5-0 e la riproponiamo qui. Ogni settimana riproponiamo Juventus, che mi sa con tantissimi ventini in live. La prossima è Fiorentina e Juventus. Match di oggi con la Juve protagonista. Che ne pensi del momento bianconero, Stefano? Sembrano ormai fuori dalla lotta per un posto in Champions Cup, almeno a giudicare da come sta andando la stagione. Mi chiedo se siano ancora in tempo a riaprire il discorso. Ma che cazzo dici? Ci sono pochi stadi in Italia come l'Allianz dove si può guardare veramente col massimo comfort la partita. Il primo impatto per chi viene da fuori è davvero molto bello, un'esperienza per certi versi completamente nuova, inedita nel nostro paese. Pur avendo una capienza di soli 40.000 posti circa, non ha niente da invidiare come comfort, come atmosfera, agli impianti più blasonati d'Europa e del mondo. Comunque, infatti ho inserito Bernardeschi e De Sciglio, che sta partita l'hanno dominata, almeno fino a quando l'ho vista io, hanno giocato benissimo. Ecco il tiro e c'è la traversa. Gol di Gonzalo Higuain. Mamma mia, la Juve su FIFA quest'anno spacca, L'ha messa dentro con uno straordinario tiro al volo. Eh sì, il giocatore ha trovato il tempo giusto per il tiro e ha chiuso molto bene. Che brividi! Splendido il gol di Higuain. A coronamento di un contropiede magistrale. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0. Comunque ci sono voci di mercato che riguardano Balotelli. Pazzesco, Balotelli alla Juve. Comunque, per come seconda punta direi eccezionale. La Juve ci sta veramente, alcune voci dicono che la Juve già lo ha chiuso sto colpo. Arriverebbe in a parametro zero, prenderebbe una bella cifra alla Juve, perché poi conosciamo Mino Raiola con i suoi 100 milioni, con il suo uomo da 100 milioni. Non vale più 100 milioni come dice Mino Raiola, però Raiola è esperto su ste cose e sa che riportarlo alla Juve vuol dire far rinascere un giocatore, perché la Juve, non parlo da tifoso perché come sapete io non seguo tantissimo il calcio, ma la Juve in questi anni ha sfornato talenti e ha fatto rinascere dei grandi giocatori come Andrea Pirlo, come lo stesso Arturo Vidal, non lo conosceva nessuno anche se era un buon giocatore, ma l'ha fatto esplodere il grande Paul Pogba. Comunque è riuscita a far esplodere giocatori che altrove non saprei se potevano esplodere. Comunque anche lo stesso De Sciglio, che adesso gli passiamo la palla, infatti è qui. Comunque De Sciglio alla Juve sta facendo bene, cioè al Milan era morto ormai, non lo poteva vedere nessuno. La Juve ha fatto qualche errore all'inizio carriera, ad inizio carriera, ma adesso sta facendo vedere cosa è capace di fare. Un altro gol del grande Higuain, sì ragazzi. Comunque con la Juve mi diverto tantissimo a giocare, lo potete vedere, perché la Juve è forte su FIFA, la Juve è forte. E comunque stavo parlando proprio di questo, stavo parlando della Juve, che praticamente sforna tantissimi talenti, e se Balotelli ritorna alla Juve è fatta, ritorna uno dei gioielli. E Mino Raiola, sapendo chi è la Juve e poi il legame che ha con la Juve,
praticamente ha già sposato i due. Comunque la Juve, vi ricordo che prendendo Balotelli ritornerebbe nella nazionale italiana sicuramente, e anche questo è la missione di Mignolaiola e dello stesso Mario Balotelli. Comunque vi ricordo un'altra cosa e vi ripeto un'altra cosa, che la Juve secondo me, entrando Balotelli, uscirà un attaccante, secondo me è la volta buona dell'addio di Dybala o di Mario Mandzukic. Calcio di punizione, sì, occhio, sì, perché è una posizione interessante. Mi dispiace dirlo ragazzi, ma se la Juve sta spingendo e già c'è un accordo con Mignolaiola e il giocatore praticamente qualcosina già c'è di concreto, e qualche giocatore lascerà la Juve. Ma alla fine dai ragazzi, come punta centrale la Juve ha solo Higuain e Mandzukic. Cioè Mandzukic ormai ha fatto una bellissima partita oggi, però ormai Mandzukic ha una certa età, si va ad infortunare. Douglas Costa, il Bernardeschi, il Dybala sono esterni, cioè meglio ricordarlo. Lui giocherà centrale, già un centrale, la Juve farà bene, dai. Se poi vogliono ancora spingere per la Champions, un Balotelli fa benissimo, dai. Ma poi non è tanto grande Balotelli, può arrivare la maturazione e sarebbe un colpo formidabile per la stessa Juve. Perché se noi ci facciamo due calcoli, la Juve mettendo Balotelli o può giocare in due in attacco con il Dybala dietro, oppure un, che ne so, un Douglas Costa, un Bernardeschi da fare il trequartista o la seconda punta, e potrà giocare con Higuain, Balotelli, due animali. Poi Balotelli è cambiato, è maturato con l'età ed è fondamentale come cosa. E poi sempre con la Juve, tutto pronto, l'arbitro dà inizio alla seconda metà di gara. Non so fino a che punto potrà fare le cazzate che faceva gli anni del Milan e dell'Inter, perché Milan e Inter sono due grandi club, però non sanno gestire tantissimo queste teste calde i giocatori. Invece la Juve, che ne so, la Juve è come una famiglia, la Juve sa gestire i giocatori. Infatti abbiamo visto il problema di Bonucci, la Juve subito ha risolto. Invece ci sono altre squadre che accontentano i giocatori e fanno di tutto per il giocatore, e questo a volte non va bene. Comunque, bando alle ciance, come quello del Sassuolo è un'ottima squadra, anche apriamo qualche dibattito per il Sassuolo. Non è dato il giocatore a Napoli, ricordiamo, perché lo ha promesso alla Juve, dicono in giro, ma secondo me Sassuolo è un po' gemellato, cioè vanno d'accordo con la Juve. Infatti la Juve ha dato tantissimi talenti al Sassuolo stesso. Berardi, ricordiamo, attenzione Babacar, attenzione. Oh no, bruttissimo sto fallo, decisamente favorevole questa. Ammonito. La decisione dell'altro non sorprende nessuno. Dato lo stesso Lirola, ha dato giocatori al Sassuolo e anche all'Atalanta che valgono tantissimo e hanno praticamente accontentato queste squadre dando questi giocatori in prestito che hanno contribuito ai successi delle loro squadre. Comunque il gol, c'è stato anche il gol primo, il primo gol, il primo marcatore quest'oggi tra Juve e Sassuolo è stato lui, è Alessandro. Comunque Alessandro, si parla di addio
in estate, comunque in estate casomai facciamo, si gioca, vantaggio, occhio al che cross. Parliamo di calciomercato facendo dei trasferimenti. Sensi. Sarebbe qualche cosa di geniale, pazzesco. Sì, c'è bisogno di energia, di forze fresche, credo sia il momento giusto questo. Magnanelli. Comunque vorrei fare la Juve del futuro con i giovani talenti. Duncan. Non so se farlo o meno. Sicuramente la farò. Pollirola. Il pallone è uscito, sarà rimessa. Ci sarà una sostituzione. Berardi, attenzione in mezzo. Sì. Recupera il pallone con un intervento. Poi Emre Can si parla a giugno. Esperienza già fatta. Pipita Higuain. Secondo me la Juve prossimo anno farà dei cambiamenti molto ma molto sentiti, cioè ci sarà una rivoluzione della rosa pazzesca. Non l'ha fatto quest'anno perché non ha voluto privarsi dei campioni e poi giustamente dai, arrivi in finale, non puoi privarti di tutti quei giocatori facendo una buona anche stagione, la Juve ha fatto un'ottima stagione l'anno scorso, però quest'anno no, si sta giocando bene anche, però alcuni giocatori dovranno andare l'addio, tipo il Lichtsteiner di turno, il Samoa di turno, il Alexandro di turno, secondo me se ne andrà anche Khedira. Possibilità per la Juve. Il Mandzukic per me andrà via. Si è fermato, si tocca la gamba, la e poi niente. Fa pensare uno Buffon se si ritira si trova un portiere, secondo me c'è la porta aperta. Apre su Donnarumma, perché dobbiamo stare attenti al nostro amico Raiola, perché c'ha un colpo, l'ha già fatto, c'è Mario Balotelli, e secondo me arriverà anche il colpo, arriverà, sì ragazzi, arriverà il colpo. Attenzione Higuain, no, arriverà, no Mandzukic, scusate, arriverà il colpo che nessuno ci aspettavamo, e il colpo è il grande Donnarumma. Gigio secondo me arriverà nelle corti di Allegri. Comunque ragazzi, noi quest'estate faremo del calciomercato così, anche se a me non piace parlare sempre di calcio, perché mi piace il calcio giocato e il calcio su qua su FIFA o PES, ma non seguo tantissimo il calcio. Comunque ragazzi, 87esimo, abbiamo fatto un'ottima partita, stiamo crescendo e adesso c'è il torneo, mi devo allenare. Buona lettura del difensore. Vai Pjanic. Molto bene, Mandzukic. Comunque ragazzi, sto riscontrando problemi di infortuni rari su sto FIFA 18 per PS3. Mamma mia, atterrato. Mario grande Mandzukic. Ottimo, ottimo, ottimo cross di Mandzukic. Comunque Bernardeschi è un colpo che la Juve lo noterà nel tempo, perché piano piano sta maturando. Infatti adesso si vede, nella sta partita l'ha fatto bellissima sulla fascia. Poi nuovo taglio di capelli lunghi. Bernardeschi, sciolti, sta facendo bene. Comunque ragazzi, questo è stato il video tra Juventus Sassuolo e è finito, non so, io l'ho lasciata 5-0, qui siamo 2-0, comunque la Juve ha vinto anche qui sulla nostra PS3. Comunque ragazzi, noi ci rivediamo in un prossimo video e lasciate sempre un like, scrivete nei commenti e seguitemi su Facebook, Instagram e Twitter, perché io voglio far spopolare Ninerdo come personaggio per poter aiutare chi ha di bisogno. Grazie a tutti ragazzi e noi ci vediamo qui in un prossimo video. Grazie, un bacione da Ninerdo.